Il momento della tracheotomia, spesso sottovalutato davanti a una malattia del genere o la bastarda, come abbiamo imparato a definirla o così la definiscono, come abbiamo ascoltato, i malati. La testimonianza che ascoltiamo adesso è nuovamente toccante, esplicitamente su quel momento. Francesca. Dopo l'operazione di tracheostomia, uno dei momenti più brutti della mia vita, le operazioni di pulizia, di aspirazione della tracheo erano un supplizio. C'era tanta paura, smarrimento, voglia di cedere. Un giorno, durante una di queste operazioni, mi sono sentita stringere una mano. Ho subito sentito un sollievo, come una carezza al cuore. Credo fosse un giovane tirocinante. Non lo rivedrò mai, non saprò mai chi era, ma mi ha dato la forza di andare avanti ancora un po'. Vale. Francesca resta qua. I want to hold your hand. La pronuncia è sempre quella del genovese di Mignanego. A te. Yeah, tell you something. I think you'll understand. When I say that something, I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. Oh, please say to you, let me be your man. And please say to me, you let me hold your hand. Now let me hold your hand. I wanna hold. When I touch you, I feel happy inside. It's such a feeling that my love, I can hide, I can hide, I can hide. Yeah. That's something I think you'll understand. When I say that something, I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. Grazie.